Si è parlato di satanismo in un incontro organizzato dall'associazione rendese Mystery Hunters, gruppo di ricerca impegnato su archeologia, archeomisteri, paleoastronautico, ufologia, fenomeni paranormali, realizzazione di documentari e indagini e nell'ambito di attività di organizzazione di convegni e approfondimenti. Tra questi, quello ospitato dalla Sala Gullo della Casa delle Culture di Cosenza, in cui si è svolta una lectio magistralis dell'esperta e criminologa di fama nazionale Simonetta Costanzo assieme all'avvocato del Foro di Cosenza Chiara Penna. Si è discusso sull'origine del satanismo, sui modus operandi delle varie tipologie di sette, il più delle volte clandestine e che si concentrano maggiormente nei paesi del nord Italia con una maggiore presenza nel torinese. Anche Cosenza vanta segni di presenze di seguaci del male, come dimostrano i ritrovamenti di messe nere a Cerisano, Orto Matere sul Tirreno cosentino. La criminologa Costanzo ha poi approfondito la questione descrivendo la personalità di quanti decidono di votarsi all'esaltazione di idee sataniche. Il bisogno di accettazione che spinge un soggetto con una personalità debole a commettere atti illeciti. Nel gruppo satanico si possono commettere atti illeciti e se un soggetto ha una personalità debole può scegliere di inserirsi in una setta satanica. Insomma, un focus interessante che rappresenta una delle tappe di un programma messo su dagli attivisti dell'associazione.